Ed eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV, ben ritornati a Rush Hour. Andiamo a vedere come stanno performando i listini europei. Il DAX di Francoforte cede mezzo punto percentuale, CAC hanno 0,25% sotto la parità. Il FTSE MIB è in questo momento l'indice migliore, almeno per quanto concerne la seduta europea, sopra la parità dello 0,14%. Tra poco andiamo a vedere anche i singoli titoli, ma prima torniamo velocemente a Wall Street perché lì la situazione è molto interessante. Abbiamo una seduta caratterizzata piuttosto di tante vendite. L'S&P 500 cede quasi l'1%, da 397 punti dopo i nuovi massimi di ieri, soprattutto massimi intraday. Guardate in questo momento a meno 1,33%, 29.550 punti, tuttora tra l'altro molto vicino al traguardo di 30.000 punti. Il Nasdaq invece cede 3 decimi di un punto percentuale. Vi faccio vedere Amazon perché ha fatto ecco un annuncio estremamente importante. Amazon lancia la farmacia online negli Stati Uniti, come stavamo parlando proprio poco fa. Il colosso dell'e-commerce sfida Walgreens e CVS e svela Amazon Pharmacy, che consentirà di acquistare farmaci su prescrizione dalla sua piattaforma ai clienti di 45 stati USA. Questo sicuramente è un primo passo in un mercato da 300 miliardi di dollari. Attenzione, il che presuppone che i ricavi, l'EBITDA e un po' tutto, tutti quei indicatori che guardiamo prima di acquistare un titolo, almeno nel lungo termine, molto probabilmente balzeranno fortemente. Vi faccio vedere i competitor di Amazon perché è significativa, a mio avviso, la reazione. Guardate Walgreens Boots Alliance, che fa proprio la stessa cosa, ovviamente farmacia online, cede 8,5%, e CVS, o se vogliamo chiamarlo in italiano CVS, cede l'8%. Quindi teme la concorrenza, teme il gigante Amazon. Sicuramente sarà molto interessante, noi ne parleremo più avanti. Torniamo velocemente in Europa perché abbiamo una seduta caratterizzata piuttosto di tante vendite dopo l'ottima performance dei listini europei di ieri, ovviamente basate all'annuncio di Moderna e del proprio vaccino. Per quanto riguarda gli ultimi test, il vaccino è efficace al 95%. Noi andremo ad approfondire anche questo argomento. Vi faccio vedere intanto il comparto bancario, che oggi è abbastanza misto, però soprattutto in rosso. Alcuni punti verdi sono in questo momento Banco BPM, che guadagna mezzo punto percentuale, Mediobanca che guadagna l'1,01%. Invece, per quanto riguarda Telecom, in rialzo dello 0,70%, insieme ad FCA, che guadagna lo 0,37%, e Ferrari respira un po' di più oggi perché guadagna l'1,20%, secondo giorno di balzo di Atlantia. Attenzione, perché è in rialzo dell'1,60% dopo una settimana, mi riferisco a settimana scorsa, proprio da dimenticare. Che cosa ci stanno indicando i mercati? Lo chiediamo a Filippo Ramini di Giotto Cellino Sim. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buongiorno a voi tutti gli spettatori. Allora, ci sono già arrivate alcune domande. Prima di andare verso le domande, certamente vogliamo sentire il tuo commento per quanto concerne le dinamiche sul mercato di oggi, perché sia Wall Street che Europa tende alle vendite. Ci sta delle prese di profitto, a mio avviso, sono assolutamente nell'ordine delle cose. D'altronde, se guardiamo com'è il mese di, com'è la performance nel mese di novembre, è assolutamente spettacolare per tutti gli indici. Parlavate del Dow Jones, è arrivato a un passo da quota 30.000, ai primi di novembre era quota 26.000, quindi i rialzi sono dell'ordine in 12 sedute, dai 15 ai 20 punti percentuali, come rappresentata dal nostro FTSE MIB. Quindi qualche presa di profitto ci sta, anche perché a mio avviso l'entusiasmo relativo ai vaccini era un po' troppo esagerato. Il primo forse, addirittura abbiamo visto come si fossero messi d'accordo ogni lunedì all'orario di pranzo in Europa, salta fuori un vaccino nuovo, meglio ovviamente del precedente, e le borse festeggiano. Festeggiano sì un miglioramento dello scenario, ma in realtà la problematica, soprattutto a livello distributivo, rimane intatta, e questo fa sì che
prospettive in un'ottica di almeno 6-9 mesi non vadano a cambiare. Certo, i mercati salgono sulle aspettative, come abbiamo visto, ripeto, nell'ultimo mese. Quindi, dopo un rialzo così consistente in pochissimo tempo, arrivati tutti su dei livelli di resistenza molto, molto importanti, il Dow, il Nasdaq, l'S&P, hanno segnato tutti dei nuovi massimi assoluti. Automaticamente, per rompere i massimi assoluti, per continuare la corsa, bisogna avere qualcosa in più, se no ci sono delle prese di profitto. Anche perché, guardiamo un po' la situazione americana, e in Europa poi è anche simile. Le presidenziali sono andate, i vaccini sono stati trovati, l'accordo sui stimoli fiscali al momento con Trump che non vuole lasciare la Casa Bianca mi pare difficile da realizzare. A questo punto i mercati aspettano le banche centrali delle riunioni di dicembre per avere nuovi spunti rialzisti. E quindi nel dubbio si prende profitto. Ecco, intanto torniamo velocemente verso Piazza Affari perché ieri ha chiuso in rialzo del 2%, oggi rialzi molto moderati, bene come dicevo Atlantia, bene Azimut, anche Banco BPM che è in rialzo insieme a Ferrari che oggi guadagna abbastanza terreno, in rialzo più del 1%. Unipol, il titolo migliore per il momento, lo faccio vedere velocemente ai nostri telespettatori, ben sopra la parità. Eccolo qua in rialzo del 3%. Allora, se dovessimo fare stock picking a livello di Piazza Affari, quali sono, ecco, i tuoi titoli preferiti? Beh, oggi ho fatto un'analisi su Ferrari, che poi tra breve trovate sul mio blog, Filippo Ramigni. E è un titolo che mi piace molto perché ha una configurazione tecnica, ha segnato i nuovi massimi assoluti a 182,50, se non vado errato. Però il fatto che sia uscito da questo trading range automaticamente lo teneva da parecchi mesi, finché si mantiene sopra 170 fa sì che possa andare tranquillamente sui 200 euro. Ferrari beneficia del fatto che è un titolo sia dell'automotive sia del settore lusso, quindi un ibrido iconico, definiamolo così. E poi chiaramente io vedo ancora grandi potenzialità per i titoli che sono rimasti indietro, nonostante abbiano corso molto, SAIP, Tenaris e anche direi anche Leonardo. Sono titoli che a mio avviso, l'avevo detto sempre, erano fin troppo sottovalutati. Il rimbalzo è stato molto molto corposo, però penso che possono, soprattutto nel caso in cui la situazione a livello economico si sistemi, possono continuare a salire. Il problema del nostro mercato, al pari anche di tutti gli altri indici, perché ricordiamo anche il DAX ha una fortissima resistenza a 13.300, e il nostro indice ieri ha chiuso un gap a 21.435, un gap che era ancora rimasto aperto dalla vicenda del 5 di marzo. Quindi il livello è decisamente importante, è che in questo caso il nostro rialzo è molto sostanzioso, dai 17.700 che eravamo al 30 di ottobre, siamo arrivati fino a 21.500, vi faccio io i calcoli, siamo intorno al 21% in 12 sedute. Normalmente su mercati normali quasi si vedrebbero delle prese di profitto, invece da quando il mercato ce l'ha in mano un po' gli algoritmi, vediamo movimenti unidirezionali da una parte e dall'altra. È chiaro che se riuscissimo a superare questo 21.450-500 potremmo vedere tranquillamente area 22.000 in maniera molto 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 veloce, però a questo punto quel mercato si vede abbastanza vulnerabile a delle prese di profitto. Il problema è che ancora una volta è Wall Street che traccia la strada e la linea, e ripeto, i dubbi sulla sostenibilità di questo rialzo, che vanno al di fuori dei sostegni da parte delle banche centrali, ci sono tutti. Allora, Roberto, chiede buongiorno, per quando prevede uno storno importante del mercato italiano? Questa è purtroppo la darla tempistica con l'analisi tecnica che inizia ad essere decisamente complicato. Però ripeto, potrebbe essere nell'ultima settimana di novembre. Il rialzo è stato fin troppo marcato, ripeto, abbiamo fatto il 20% in 12 sedute, e quindi sulla tenuta di questi livelli importanti, a mio avviso, ci possono essere degli storni. Vi dico anche dove, probabilmente l'area 20.500 è un primo obiettivo. Ripeto, sono anche molto curioso di vedere una volta il Dow Jones se raggiungerà quota 30.000. Anche ieri siamo arrivati a 29.945, quindi è un soffio. Capire se il raggiungimento di un livello così psicologicamente importante
avrà degli effetti sugli investitori, consentendo delle prese di profitto. Quindi questi sono un po' gli scenari, anche perché il mercato, ripeto, sta già scontando, i vaccini, e ne sono arrivati due, probabilmente ci sono anche altri in fase di attuazione, anche se ricordo peraltro che sia Moderna che Pfizer non hanno ottenuto ancora l'autorizzazione della Federal Drug Administration. Questa cosa è decisamente importante, che gli va a dare un imprimatur dal punto di vista scientifico, anche se Fauci onestamente l'ha fatto. Però va anche vari vaccini sono in arrivo. Il problema è che tra la effettiva scoperta del vaccino e la loro effettiva riscontro, impatto poi che avranno sulla popolazione e quindi in automatico sull'economia reale, c'è il rischio che passi ancora parecchio tempo. Allora, intanto segnalo che Moderna cede il 6%, tra poco andiamo a vedere perché Moderna cede il 6%. Prima ti leggo un'altra domanda. Buon pomeriggio, il mercato è salito di quasi il 20% in poche settimane. Continuerà a salire oppure è meglio liquidare tutte le posizioni? Grazie mille, Franco. Beh, non avendo la sfera di cristallo, anche se l'ho ordinata su Amazon, spero che mi arrivi presto. Ottimo. Difficile rispondere così. Nel dubbio, l'unica cosa che posso dire, quando uno è nel dubbio se portare a casa dei guadagni anche sostanziosi, la scelta migliore è sempre quella di chiudere metà posizione e l'altra metà lasciarla aperta. Quindi, più che una scelta di natura tecnica, è una scelta direi di natura tattica. E onestamente io mi aspetto uno storno, però come dicevo prima, un mercato che ormai è in mano agli algoritmi, l'abbiamo visto benissimo nell'ultimo periodo, è capace di fare anche movimenti unilaterali, direzionali molto molto ampi. Personalmente qua, ripeto, di solito la chiusura del gap è un livello di resistenza molto forte, 21,450 ha tenuto. Noi personalmente qualche posizione, soprattutto quelle maggiormente in profitto, l'abbiamo liquidata, e ricordo, se andassi sui target successivi, se andassi a 22.500, in ogni caso sarebbe poi un'occasione per vendere ulteriormente il mercato. Anche sono tanti i fattori che dicono che è un mercato che adesso, dopo questa cavalcata, sta cercando di capire che cosa fare. Non ultimo il cambio euro-dollaro, che si muove là in questo trading range 1,17-1,19. Ecco, un superamento di 1,19-1,920 vorrebbe dire un miglioramento della situazione e a questo punto una continuazione del mercato rialzista. Allora, prima di rispondere alla prossima domanda, ti chiedo come mai questo sell-off di Moderna oggi, ieri il titolo ha chiuso in rialzo quasi del 13%, oggi invece è uno scenario completamente diverso. Ma ai miei tempi, prima che tutto questo fintech e l'ingresso dei millennial sul mercato, soprattutto americano, normalmente il mercato saliva sulle aspettative e poi quando veniva la notizia, veniva confermata, si assisteva a delle prese di profitto. Ed è quello che in questo momento sta un po' assistendo su Moderna. La conferma, e l'abbiamo visto anche su Pfizer, anche se su Pfizer bisogna anche sottolineare come il giorno dopo c'è stata una vendita massiccia di azioni da parte di due importanti dirigenti. Eh E come sì. diceva Andreotti, pensare male ci fa peccato, però spesso ci si azzecca. E di conseguenza, ripeto, i mercati salgono sulle aspettative e dopodiché ci sono assolutamente delle prese di profitto, perché adesso Moderna ha annunciato il vaccino, ha annunciato il 94,5, ha annunciato anche in loro caso i loro problemi di produzione in maniera massiccia del vaccino. Cioè, cos'altro può annunciare, voglio dire. Quindi il meglio da questo punto di vista per questi titoli sembra essere assolutamente alle spalle. Ecco, invece ci chiede Mike, torniamo velocemente in Europa, quali sono le previsioni e i livelli prossimi del DAX? Beh, il DAX è semplicissimo perché l'abbiamo visto, anche qua il rialzo è stato molto molto interessante, nell'ordine dei 13-14 punti in 7 sedute. Adesso c'è questa resistenza formidabile a 13.300 e lì infatti vediamo che oggi ci sono delle prese di profitto, perché è proprio un tetto. Se sfondasse questo livello qua, a questo punto potremmo vedere tranquillamente quota 14.000 e nuovi massimi assoluti. Però è un livello molto importante, c'è arrivato
in maniera tirata, anche se c'è da sottolineare come nelle ultime 4-5 sedute abbia fatto una fase di consolidamento a ridosso del livello, ma anche in questo caso una correzione è nell'ordine delle cose e possibilmente ritorni nell'area intorno ai 12,8 o forse valore anche 12,5, probabilmente sarebbero dei livelli maggiormente interessanti per poter rientrare, anche perché ricordiamo che da un punto di vista tecnico tutti gli indici si trovano ovviamente in una fase di ipercomprato. Ecco, allora invece andiamo a vedere velocemente un titolo che ha sofferto veramente tanto a Piazza Affari e poi torniamo a parlare del petrolio perché oggi si riunisce anche OPEC Plus, quindi ci attendiamo una decisione per quanto riguarda la riduzione dei tagli della produzione. Andiamo a vedere anche il petrolio, ma prima un commento su Atlantia. Beh, Atlantia, mi chiedono spesso di commentarlo, purtroppo per quello che riguarda la situazione tra Stato, Cassa Depositi e Prestiti, Famiglia Benetton, c'è poco da dire. Ogni giorno ne sappiamo, ne vediamo una di nuovo. Una situazione che si trascina da moltissimo tempo. E mi aiuta il grafico perché è molto semplice: trading range, a parte il movimento che ho fatto a luglio, subito recuperato su un'improvvida dichiarazione di qualche ministro. Il trading range ormai da aprile in poi è tra i 12,80, 13 e i 16. Il trading range è proprio questo. Ogni volta che il titolo arriva sulla parte alta di questo trading range, automaticamente viene venduto in attesa di poter scrivere la parola fine a questa soap opera infinita. Ecco, andiamo a vedere invece il petrolio. Ricordo a tutti che oggi si riunisce l'OPEC Plus e c'è ovviamente un piano di riduzione dei tagli, anche perché ultimamente stiamo vedendo comunque anche un incremento, soprattutto dei prezzi del petrolio nell'ultimo periodo, soprattutto nelle ultime 2 settimane, anche a causa un po' dei vaccini che hanno contribuito senz'altro tantissimo. Intanto le previsioni sono di un taglio di 2 milioni di barili al giorno, il che vuol dire che il taglio sarà a 5,7 milioni di barili al giorno al posto del taglio attuale che è di 7,7 milioni di barili al giorno. Filippo, che cosa possiamo aspettarci? Perché stiamo vedendo che accelera il rialzo il petrolio in questo momento. Prima cedeva quasi il 2%, WTI invece adesso sopra $41 per barile, insieme al Brent sopra il $43 per barile. Dobbiamo dire che il recupero è stato molto importante nelle ultime 2 settimane. Direi di sì, è andato di pari passo col mercato, a conferma di quello che vado dicendo da tempo, che il petrolio è proprio un barometro della situazione, sia per un discorso di tipo di carattere speculativo, sia perché va a anticipare la possibilità di una ripresa più marcata a livello macroeconomico. Anche qua era finito sui $34 il WTI, il petrolio americano, siamo tornati sulla parte alta di questo trading range, a mio avviso infinito. Da giugno il movimento è proprio fra i 35 e i 44,50 e anche là torneremo su questa parte alta di questo trading range. Riuscire a superare questo 44,50 e automaticamente andare verso $50, personalmente non lo credo, devo essere sincero, per via del fatto che il vaccino avrà una tempistica un po' più lunga per andare a impattare effettivamente sulla popolazione e quindi sull'economia. A questo punto un rialzo in ogni caso sopra i $44, i $44,50 sarebbe un segnale chiaro di forte ripresa economica che avrebbe un impatto su tutta la borsa e porterebbe il petrolio a 50. Personalmente faccio fatica a vedere una fuoriuscita da questo trading range, anzi su un eventuale rialzo intorno all'area 44 magari sarebbe il caso di prendere qualche profitto. Peraltro abbiamo visto che i nostri titoli energetici legati al petrolio, parlo di Eni, Tenaris, Saipem, sono andati assolutamente in controtendenza o perlomeno sono completamente decorrelati dal prezzo del greggio. Abbiamo visto una discesa marcata nell'ultimo periodo e un recupero molto molto forte adesso con un prezzo del petrolio sommato, ripeto, rimane in un trading range decisamente alto. Certo è che fa una certa impressione vedere il petrolio che fa un 20% in 10 giorni così su... non su tematiche specifiche, mettiamoli in questi termini. Ecco, quindi nonostante qualsiasi sarà la decisione dell'OPEC, non credi che ci sarà un impatto sul mercato? È quello che stai dicendo, alla fine l'OPEC diventa irrilevante? Sì, direi che
che rilevante hanno molte questioni interne e che quindi in ogni caso da risolvere soprattutto al loro interno e di conseguenza le decisioni che prendono le prendono in un'ottica di breve periodo. Ecco, questo un po' mi sento onestamente di dire. Quindi non vedo, ma ripeto, poi non sono un esperto del settore, sono più un esperto di grafici, un cambiamento di scenario. È chiaro che se salisse, ripeto, su quei 44-50, a questo punto vedremo una situazione completamente diversa. Ma in presenza di una pandemia come questa, decisioni di taglio eventualmente della produzione, a mio avviso, impattano relativamente sul prezzo del petrolio. Allora, Matteo Rinaldi ci scrive perché il MIB è in controtendenza. Non ho capito la domanda, però immagino lui si riferisce a qualche tuo commento in precedenza. No, è controtendenza rispetto all'andamento di tutti gli altri indici. E se vediamo il DAX perde lo 0,70, il Dow Jones intorno al punto percentuale, il CAC è leggermente negativo e noi invece avanziamo di uno 0,40. Questo è legato, questo è un po' un andamento in controtendenza che accade spesso. Quando ci sono soprattutto o i titoli delle banche che tengono, in questo caso vedo Unicredit che avanza di un punto, Intesa Sanpaolo positivo, o soprattutto il discorso delle utilities che stanno tenendo. Ci sono alcuni temi, anche Telecom Italia ovviamente in controtendenza, che stanno sostenendo il mercato, ma sempre, ripeto, all'interno al di sotto di questa resistenza importante che identificavo io a 21,450, che a mio avviso, per essere violata, ha bisogno del supporto, dell'aiuto anche degli altri indici. Cioè, è difficile pensare che noi andiamo in controtendenza da soli con gli altri, mentre gli altri indici iniziano a scendere. Ok, grazie mille. Filippo Ramini, Giotto Cellino Sim, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. A voi, alla prossima, buona giornata. Grazie. Noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi segue Closing Belle Fonti, saremo in compagnia di Robert Baron di Delta Hedge e poi di Peter Cardillo, parleremo delle vendite al dettaglio e anche delle trimestrali americane con Peter. Invece con Robert andremo ad approfondire ecco, i listini europei verso la chiusura e non solo, alle 17 c'è Trading the Markets e dopo la pubblicità vi farò vedere il nostro Mystery Chart. Per il momento non abbiamo tuttora ricevuto una risposta vera. A tra poco.